casino. Com'è la situazione? La situazione è davvero difficile, molto molto complicata. È perché il fuoco sta percorrendo praticamente tutta la montagna. Ha cominciato che ora? Ha continuato perché non si è mai spento. Cioè, allora, noi è da lunedì che siamo sotto. Da lunedì pomeriggio non ha mai smesso. Esatto, da lunedì pomeriggio è sempre andato avanti, è stato tenuto un po' sotto controllo, però dai vigili del fuoco e dagli AIB che hanno lavorato veramente. Adesso si è aggravata la situazione. Adesso col vento. Perché è venuto il vento e quindi la situazione davvero è precipitata, perché da una parte ha preso il pallone che porta verso il trucco e quindi noi abbiamo notizie un po' contrastanti, ma diventa anche pericoloso per andare lì, perché ovviamente essendo in zona di pini eccetera diventa pericolosissimo, e poi si sta abbassando andando a interessare anche le borgate più basse. Ci sono case a rischio adesso, abitazioni di prima residenza a rischio, no, di seconda residenza purtroppo. Sì, borgata trucco, borgata, adesso non sappiamo la situazione del tour e delle verdette. Lì in teoria è già bruciato, quindi non dovrebbe ritornare, però io c'è questo il rischio l'alpeggio di Pariondetto. C'è il rischio l'alpeggio di Pariondetto. E quanta gente sta operando su adesso? Ma tanti, però su in alto non penso non più, proprio per questa questione di grande pericolo. Dovrebbe, Canadair ha fatto 3-4 voli stamattina. Ha fatto 4 voli? 4 voli e poi ha dovuto andare via perché le condizioni non lo permettevano più, il vento era troppo forte, e il fumo che saliva dall'incendio, quindi non c'erano più le condizioni di sicurezza. Adesso stanno arrivando. È arrivato forse già? Sì, comunque, c'è questo mezzo che c'è un mezzo particolare. Mi hanno chiamato poco fa dalla Breda dicendo che stanno sentendo dei rumori, quindi probabilmente sta già volando questo mezzo. Esatto. Mezzo un elicottero? Un elicottero, sì. Particolare che riesce a volare. Poi in più adesso stanno arrivando degli operai del consorzio forestale Alta Valle che sono venuti a darci una mano per fare una cosa tagliafuoco sulla strada che porta alla riposa per proteggere poi tutte le borgate, quelle più basse, quindi dai Bianchi Braida. Verso Braida e poi su Granduglia per proteggere Seghino. Il fronte in termini di vastità è enorme perché sta interessando anche la pineta del Pampalù. Probabilmente per adesso non è ancora arrivata, però se continua il vento con questa intensità, perché in quota è più intenso, c'è il rischio che effettivamente da Pariondetto tocchi la pineta del Pampalù e da lì si sposti poi anche sul territorio del comune di Nuvolese. Se danneggia i ripetitori saltano tutte le comunicazioni. Lì al Pampalù ci sono la RAI e tutto quanto, e più ci sono tutti i ripetitori, mezzi, anche dei sistemi operativi, dei sistemi operativi. Delle squadre operative, quindi anche comunicazioni telefoniche. Sì. Ok. Quindi